Allora si è pensato alle marionette, abbiamo detto facciamo le marionette perché lo spazio è praticamente fatto apposta per fare marionette, far pendere le cose, c'è un buco da il piano di sopra al piano di sotto, centrale, fare marionette, marionette non lo so neanche, cioè roba appesa. Che se tiri i fili si muove. Grandi, ho pensato farli grandi, abbastanza grandi, non troppo grandi, perché comunque il soffitto è di 3 metri. E marionette, sì, marionette mai fatte prima, mai, proprio mai. Forse manichini per spaventare le persone, quello sì, ma marionette mai. E il materiale alla fine per fare le teste, Giulia mi ha consigliato di usare il pluriuretano espanso, poliuretano espanso, e alla fine sì. E quindi c'è stato un ottimo consiglio. E poi andando avanti così, tutte le strutture, queste cose qua, sono state un po' tutti i ricordi, reminiscenze di pupazzi, giochetti, cose così. Non sono andato proprio a vedere come si fanno le marionette. Ho fatto tutto così. Come fosse, cioè, così a intuito, così come tutto quanto, da